siamo arrivati all'anno 2016, ora andiamo ad ascoltare qualcosa del 2015. Qui a Cerity Radio vi sta parlando Alberto Pascucci, ma la curiosità di oggi che io ancora non ho visto risposte, ancora non ho visto dediche, signori, al 328-8812-506 vogliamo sapere: ma voi a prima mattina prendete prima il caffè o lavate prima la faccia? Lidia dalla regia, ci puoi rispondere se lavi prima la faccia o prendi prima il caffè? Aspettiamo una tua risposta, aspettiamo la tua risposta. E allora andiamo nell'anno 2015, stiamo parlando di Lorenzo Giovanotti. Davide, lo sai che oggi è giovedì, ma in realtà è sabato? Quindi stiamo parlando di sabato! E adesso a letto, bambini, spegnete la TV. Troviamo un posto dove stare solo io, solo tu. Sincronizziamo i cuori sullo stesso BPM. Silenzio al cellulare, che non ti serve a niente, a meno che non voglia fare una fotografia di noi che ci abbracciamo forte e decolliamo via. A bordo di un'astronave senza pilota, che punta verso galassie a cercare vita, come nei sabati sera in provincia, che sembra tutto finito, poi ricomincia. Sabato, sabato, è sempre sabato, anche di lunedì sera, è sempre sabato sera, quando non si lavora, è sempre sabato, vorrei che ritornasse presto un altro lunedì. Strappa le stelle dal cielo, lascia solo i led, voglio ballare come Michael nel video di Bad, stare leggeri come due farfalle appena venute fuori dal solo sulla scena, sembrano tutti più contenti di noi, ma per un giorno lo sai, possiamo essere eroi. A bordo di un'astronave senza pilota, che punta verso galassie dove c'è vita, come in un sabato sera in provincia, che sembra tutto finito, poi ricomincia. Sabato, sabato, è sempre sabato, anche di lunedì sera, è sempre sabato sera, quando non si lavora, è sempre sabato, vorrei che ritornasse presto un altro lunedì. Dillo a tua madre di andarsene a letto tranquilla, tu sei la bionda stasera, sono il gorilla, ti porto a vedere il mare da in cima al grattacielo, mentre i cecchini ci sparano noi prendiamo il volo. A bordo di un'astronave senza pilota, che punta verso galassie a cercare vita, come nei sabati sera in provincia, che sembra tutto finito poi ricomincia, come in un sabato sera italiano, che sembra tutto perduto poi ci rialziamo. Sabato, sabato, è sempre sabato, anche di lunedì sera, è sempre sabato sera, quando non si lavora, è sempre sabato, vedrai che poi ritorna presto un altro lunedì. Ma è troppo sabato qui. Un altro lunedì. È troppo sabato qui. Sempre sabato, anche di giovedì, è incredibile come stiamo ascoltando un po' di tutto. Siamo partiti dall'anno 2022, stiamo scendendo al 2015, il prossimo sarà anno 2014. Ma io vorrei sapere, perché ancora non ho ricevuto un messaggio, se la mia mamma Franca mi sta ascoltando. Ho detto sì sì, vai, ti ascolto, però non mi ha mandato ancora niente. C'è proprio una mamma, boh, non lo so, mamma mi stai ascoltando, puoi mandarmi un cuoricino che lo stai facendo? Ragazzi, siamo nell'anno 2014, stiamo parlando di Biagio Antonacci, Io ti penso raramente.
dei cervelli deboli, di risolvere il mio caso. Ti dissolvi dentro me, ti risolvi senza me, neanche il tempo per estinguersi. Io ti penso raramente, te lo dico veramente. È bastato star dentro in un altro cappotto per capire che in fondo avrei rotto, avrei rotto. Io ti penso raramente, ho diviso cuore e mente, anche se con fatica attraverso la vita, non sapevo ma in fondo avrei rotto, avrei rotto. Raccontare io di te, raccontare tu di me, pane fresco per pettegoli, per pettegoli, per pettegoli. Io ti penso raramente, te lo dico veramente. È bastato star dentro in un altro cappotto per capire che in fondo avrei rotto, avrei rotto. Io ti penso raramente, ho diviso cuore e mente, anche se con fatica attraverso la vita, consapevole in fondo avrei rotto, avrei rotto. Invisibile negli occhi poi sarò, e non avrai mai più curato di me. Non ho avuto gusto io andando via. Incredibile le strade che c'è in te. Io ti penso raramente, te lo dico veramente. È bastato star dentro in un altro cappotto per capire che in fondo avrei rotto, avrei rotto. Io ti penso raramente, ho diviso cuore e mente, anche se con fatica attraverso la vita, consapevole in fondo avrei rotto, avrei rotto. Io ti penso raramente, con la forza della mente, allontano i momenti che mi tornano veri, quando rara e radiosa mi venivi a cercare. Vale, mamma, allora se hai ascoltato questa canzone, io ti penso raramente, la dedico proprio a te, perché mamma ci ha dato una curiosità. Sapete la curiosità? Voi dalla regia che lavate prima la faccia o prendete prima il caffè. La mia mamma, per quanto riguarda la curiosità, ha scritto così: penso sia meglio fare prima la pipì. Ora le chiedo, mamma, ma vai in bagno, vai con le ciabatte o senza ciabatte? Vabbè, scherziamo, scherziamo, scherziamo. Siamo arrivati, allora, abbiamo ascoltato Biagio Antonacci e stavamo parlando dell'anno 2014. Ora parliamo anno 2013, ancora un grande artista con noi che stiamo per ascoltare. Stiamo parlando di Ligabue, Il sale della terra. Siamo la sorpresa dietro i vetri scuri, siamo la risata dentro il tunnel degli orrori, siamo la promessa che non costa niente, siamo la chiarezza che voleva molta gente. Nel bel mezzo dell'inchino siamo i trucchi nuovi per i maghi vecchi, siamo le ragazze nel
nella sala degli specchi. Siamo il culo sulla sedia, il dramma, la commedia, il facile rimedio. Siamo l'arroganza che non ha paura, siamo quelli a cui non devi chiedere fattura. Siamo il sale della terra. Siamo il sale della terra. Siamo l'opinione sotto libro paga, siamo le riunioni qui nel retro di bottega. Siamo le figure dietro le figure, siamo la vergogna che fingiamo di provare. Siamo il culo sulla sedia, la farsa, la tragedia, il forte sotto assedio. Siamo la vittoria della tradizione, siamo furbi che più furbi di così si muore. Siamo il sale della terra. Siamo il sale della terra. Siamo la freddezza che non ha paura, siamo quel tappeto steso sulla spazzatura. Siamo la Mont Blanc con cui ti faccio fuori, siamo la risata dentro il tunnel degli orrori. Siamo il sale della terra. 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 Aggiornamento di quello che sta succedendo in studio: la Pasquetta è stata decisa dove trascorrerla tutti insieme, quindi forse ce l'hanno fatta, dobbiamo trovare solo il giusto chef per capire un po' se ci fanno mangiare bene o male. Comunque siamo arrivati all'anno 2013, proseguiamo e scendiamo ancora nell'anno 2012. Posso dire che in questo momento che andiamo a ascoltare insieme a CRT Radio e ascoltatori di CRT Radio è il momento di cantare insieme, forse di... si possono usare le parole un po', di muovere il bacino, muoviamo il bacino destra e sinistra, facciamo così? Signori, quello che andiamo a ascoltare adesso, parliamo anno 2012, stiamo parlando dei Club Dogo PES. Davide, ogni tanto si fuma un po' e poi andiamo a giocare a PES, sei d'accordo? Boh, proviamo. Oh, oh.